Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della nuova Pescara perché il consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, interviene sulla polemica riguardante il nome che dovrà assumere la nuova Pescara in seguito alla fusione con i comuni di Montesilvano e Spoltore. Basta, ha detto Blasioli ai nostri microfoni, riferendosi alle parole pronunciate nei giorni scorsi da Masci e Sospiri. Con questi atteggiamenti da annessione. Vediamo tutto nel servizio. Si riaccende la polemica sulla nuova Pescara che dovrà sorgere in seguito alla fusione della stessa Pescara con i comuni di Spoltore e Montesilvano. Dopo che il sindaco della città capoluogo Carlo Masci e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri hanno detto a chiare lettere che la nuova città dovrà chiamarsi necessariamente Pescara, sono immediatamente arrivate le critiche e le prese di distanza da parte dei rappresentanti dei due comuni più piccoli. Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Blasioli, che stigmatizza le dichiarazioni di Masci e Sospiri. Chi cerca di ottenere la nuova Pescara dal 1 gennaio del 2024 dovrebbe evitare di avere atteggiamenti contundenti e di annessione. Bisognerebbe interloquire con gli altri comuni per fare in modo che questo progetto, che è un progetto innovativo, importante, unico in Italia, arrivi a compimento per fare veramente di questa una città importante dell'Adriatico. Sono tantissimi anni che aspettiamo, purtroppo ci sono tantissimi aspetti che non sono assolutamente chiari. C'è una frase di Flaiano che mi colpisce più di tutte. Mi hanno presentato un progetto di burocratizzazione, l'ho preso e l'ho passato al nuovo ufficio che istituirò. È la stessa cosa che si sta verificando sulla nuova Pescara. C'è un ufficio per le fusioni dei comuni che deve valutare se a settembre alcune condizioni da parte dei tre comuni sono state rispettate. Questo ufficio, a distanza di 6 mesi dalla sua istituzione, l'abbiamo voluto noi del Partito Democratico, non è stato ancora istituito. Nel frattempo continua a regnare l'incertezza sulla tempistica. C'è chi continua a spingere per la fusione nel 2024 e chi lavora per posticipare tutto al 2027. Partito Democratico è il partito che più di tutti vuole la nuova Pescara. Noi ci vogliamo provare ancora a realizzarla il 1 gennaio del 2024, dicendo però una cosa chiara: non è una cosa che si può fare a danno dei comuni. Se oggettivamente questa fusione non è più possibile, oggettivamente significa che non può essere rimesso a un presidente con superpoteri, sia esso del Consiglio che della Giunta. Se oggettivamente questa fusione non è possibile, ragioniamo perché si arrivi il primo possibile, ragioniamo con dei comuni, ragioniamo riempendo il tempo a disposizione con dei passaggi che devono essere scanditi per legge, perché questo progetto deve essere irreversibile. Parliamo adesso di giustizia. Approvato l'emendamento al decreto mille proroghe per la proroga dell'apertura dei tribunali minori d'Abruzzo fino al 2025. Ora, dice il senatore Guido Liris, si aspetta la soluzione definitiva. Il servizio. Un altro anno per ripensare la giustizia territoriale e la mappa dei presidi. Ieri in tarda serata è stato approvato dalla Commissione del Senato Affari Costituzionali e Bilancio l'emendamento al mille proroghe presentato dai senatori abruzzesi Liris e Sigismondi, che ha allungato di un altro anno la vita delle 4 sedi di giustizia cosiddette minori, ovvero i tribunali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano. I tribunali abruzzesi subprovinciali resteranno aperti fino al 1 gennaio 2025. Per i due senatori di Fratelli d'Italia si tratta in questo modo di avere del tempo prezioso in più per lavorare all'obiettivo finale che collima con la soluzione definitiva della vicenda. Sappiamo perfettamente che il percorso che ci deve vedere tutti impegnati è quello di trovare una soluzione definitiva ai questi tribunali che, continuo a dire, vengono definiti minori, ma per noi minori non sono. Stiamo ovviamente lavorando su una soluzione
definitiva, ma soprattutto quello che voglio evidenziare e segnalare che c'è rispetto al passato una presa di posizione sia del ministro Nordio molto chiara sia del sottosegretario Del Mastro rispetto al valore e all'importanza della giustizia e della proroga fino al 1 gennaio 2025. Ancora aperto inoltre il dialogo con il Ministero della Giustizia per la riapertura delle piante organiche. Un discorso molto più generalizzato su tutta quella che è la giustizia italiana, in particolar modo rispetto a questi tribunali, perché dal momento in cui c'è stata la norma che della soppressione non hanno avuto il trasferimento di ulteriore personale. Su questo, come ho già detto, il confronto con il Ministero è aperto. Adesso la cronaca: la squadra mobile di Pescara ha arrestato un sedicenne del posto in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare emesso dal GIP su richiesta della Procura dei minorenni dell'Aquila per tentata estorsione pluriaggravata e lesioni nei confronti di un altro minore di 14 anni, minore il quale, in base alle risultanze delle indagini, oltre ad essere stato vittima di atti di bullismo ripresi e diffusi sui social, un mese fa è stato aggredito subendo percosse ed in particolare una testata sul naso che gli ha procurato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Nell'occasione era stato minacciato di subire altre lesioni se il giorno dopo non avesse consegnato 20 euro al sedicenne indagato. L'autorità giudiziaria, valutando attentamente questi altri elementi raccolti nel corso delle indagini, ha ritenuto necessaria la misura cautelare della custodia in carcere, non solo alla luce della gravità dei reati commessi, ma anche per avere il giovane agito attribuendosi una posizione di supremazia nella comunità dei pari. Ancora una notizia di cronaca: per 2 anni una donna di 30 anni ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, ottenendo una somma complessiva di 24.500 euro. La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto che la situazione che aveva dichiarato al momento della presentazione dell'istanza era molto diversa dal reale e incompatibile con l'erogazione dei sussidi. Andrea Costantini. Reddito di cittadinanza revocato e sequestro preventivo della somma di 24.500 euro indebitamente percepita negli ultimi 2 anni e costituente provento di reato. E questo è il bilancio dell'operazione che ha impegnato la Guardia di Finanza di Pescara, che ha denunciato una giovane di 30 anni. Attraverso le indagini, le Fiamme Gialle hanno scoperto che la donna, alla presentazione della domanda per l'ottenimento del reddito, ha dichiarato di avere a carico una famiglia allargata e l'inesistenza di un patrimonio. In realtà, incrociando ed elaborando i dati disponibili, la Guardia di Finanza ha disvelato un quadro familiare difforme nel quale è stata certificata la convivenza con la suocera, sempre percipiente il reddito di cittadinanza, e l'intera famiglia di origine del compagno, in realtà proprietario dell'immobile di residenza dei 2 nuclei familiari e di un'auto. Il tutto completamente incompatibile con la ricezione del beneficio. Non solo, la giovane risulta aver acquistato un appartamento senza comunicare la variazione del proprio patrimonio immobiliare. Successivamente non è stata fatta neanche alcuna menzione delle vincite in somme di denaro di quasi 11.000 euro ottenute dal compagno tramite giochi e scommesse online. Ciò evidenzia, fa notare la Guardia di Finanza, come negli anni le strategie congegnate per avere questa tipologia di sussidio sono state diverse, per cui nella platea dei percettori abusivi spesso si sono potuti trovare stranieri non residenti, evasori totali, proprietari di ville e autovetture di lusso o persone già condannate in via definitiva. Sono rientrate a Montesilvano le salme dell'atleta paralimpico 49enne Andrea Silvestrone e dei 2 figli morti sabato scorso in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14 in galleria all'altezza di Grottammare, in un tratto interessato dai cantieri. Nel pomeriggio di oggi è stata allestita la camera ardente nella casa funeraria di Mora del Silenzio della città adriatica, mentre i funerali saranno celebrati domani alle ore 11 nella parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Pescara.
oltre alla figlia di 14 anni e al figlioletto di 8 anni, morti sul colpo insieme al padre. Nell'automobile viaggiava anche il terzo figlio di Silvestrone, che ha 12 anni ed è rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Ancona. Cambiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Teramo, dove la CGIL denuncia la gravissima situazione che si riscontra nelle scuole della provincia a causa della carenza di personale scolastico. Per il sindacato mancherebbero 500 addetti ATA, 100 insegnanti di sostegno e un centinaio tra amministrativi e tecnici di laboratorio. Ci dice tutto Tania Bonnici Castelli. In provincia di Teramo è emergenza scuola, un'emergenza importante causata dalla carenza di personale in buona parte non riconfermato dopo il Covid. I numeri parlano chiaro. All'appello, ed è proprio il caso di dirlo, mancano 500 addetti ATA. Ci sarebbe bisogno di almeno 100 tra amministrativi e tecnici di laboratorio e anche un centinaio in più di insegnanti di sostegno. E la denuncia portata avanti ancora una volta dalla FLC-CGL di Teramo è spiegata dalla nuova segretaria Alessandra Palumbo. Quali sono le emergenze nella scuola in provincia di Teramo? Le emergenze purtroppo rimangono sempre le stesse, quelle rivendicate e sottolineate all'inizio dell'anno, quindi mancanza di personale ATA soprattutto, che ovviamente ha creato e continua a creare delle emergenze all'interno delle scuole, perché comunque non si riesce a sopperire al fabbisogno necessario per la quotidianità nelle scuole. E ultimamente sono stati dati insegnanti di sostegno in tutta l'Abruzzo e quindi anche in provincia di Teramo, però purtroppo ovviamente sono stati dati a metà anno scolastico. Per il sindacato esiste però un'emergenza nell'emergenza, rappresentata dalla nuova legge che stabilisce l'autonomia differenziata per regioni. Il rischio di gravi discriminazioni nell'offerta formativa potrebbe penalizzare fortemente Teramo e l'Abruzzo intero. Siamo molto preoccupati perché la legge sull'autonomia differenziata potrebbe creare maggiori disuguaglianze, si creerebbero così due Italie se non più Italie. Questo perché ovviamente l'autonomia differenziata porta a una gestione delle risorse, anche a livello economico, delle risorse a disposizione, per cui ovviamente viene da sé pensare che regioni più ricche possano offrire un'offerta formativa più elevata rispetto alle regioni più povere. E inoltre la cosa che ci preoccupa moltissimo è che si paventa anche la possibilità di una differenziazione stipendiale, quindi del salario, e quindi ovviamente andrebbe così ad essere colpita anche quella che è la contrattazione collettiva nazionale, perché ovviamente poi si farebbe una contrattazione relativamente a livello regionale. E intanto, secondo le ultime stime, nel 2022 in provincia di Teramo si è registrata una diminuzione di 859 alunni e meno 800 se ne prevedono per il 2023. Gli esponenti del centro-sinistra a Pescara hanno reso noti i dati sulle sanzioni combinate con il nuovo sistema T-RED. Si sono scagliati contro l'amministrazione comunale, accusandola di fare cassa con le multe pur in assenza di seri pericoli per la sicurezza. Vediamo. Duro attacco del centrosinistra pescarese nei confronti dell'amministrazione comunale sull'impiego del T-RED, il sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche che in città è attivo in 5 punti della rete stradale. Il consigliere regionale Blasioli e i consiglieri comunali Pagnanelli, Presutti e Catalano, nel corso di un'apposita conferenza stampa, hanno denunciato che dal 28 dicembre 2020, ovvero dall'entrata in funzione delle prime telecamere, sono state elevate 51.737 sanzioni, di cui oltre la metà per il mancato rispetto della segnaletica orizzontale e le restanti per il transito con semaforo rosso. Per gli esponenti del centro-sinistra si tratta soltanto di un modo per fare cassa, come dimostrerebbe la scarsa incidentalità nei punti in cui è attivo il T-RED, ma anche la stima compiuta dal Comune, che conta di incassare quasi 5 milioni di euro nel 2023 grazie alle multe
per infrazioni semaforiche e per parcheggi in divieto di sosta. E avete parlato di taglieggio quotidiano ai danni dei cittadini. Sì, il numero è impressionante, sono 52.000 sanzioni elargite ai pescaresi e il tutto nei mesi successivi alla bocciatura dell'ordine del giorno che avevamo presentato in Consiglio Comunale, dove chiedevamo l'apposizione del countdown per appunto evitare, avvisare l'automobilista di non incorrere nella violazione. L'ordine del giorno fu bocciato, oggi si procede in maniera costante e spregiudicata senza valutare il rapporto con gli incidenti che, di numero esiguo, che si verificano nelle stesse zone dove si trovano appunto i T-Red. Rincara la dose il consigliere comunale Marco Presutti. Si è utilizzato il massimo strumento di contrasto alla violazione della norma del codice della strada rispetto a luoghi che per fortuna, ed è bene che sia così, presentavano prima una bassissima intensità di sinistri. Ora, gli orientamenti giurisprudenziali a tutela anche dei cittadini vogliono che determinati sistemi, determinati poteri più penetranti della pubblica amministrazione siano adottati dove ci sia una rilevante pericolosità alla sicurezza della circolazione, dove per fortuna la pericolosità è minore, bastano gli strumenti ordinari. E quindi, siccome il sindaco in più di un'occasione ha dichiarato che piuttosto che utilizzare la leva fiscale è bene utilizzare le risorse delle multe, questa è la dimostrazione del fatto che questo stanno facendo, cioè questo sistema delle multe non serve a garantire la sicurezza ma serve a portare un rilevante gettito alle casse comunali. Andiamo a Chieti, dove il Comune ha intercettato fondi regionali per 90.000 euro che saranno utilizzati per effettuare lavori di efficientamento dello stadio Guido Angelini. A confermarlo è l'assessore allo sport Manuel Pantalone. Il servizio. Assessore Pantalone, è stato intercettato un importante finanziamento per la ristrutturazione e l'adeguamento dello stadio Angelini. Attraverso un finanziamento regionale sul quale abbiamo lavorato proprio per fare in modo che il nostro stadio potesse essere efficientato in taluni aspetti che ritenevamo prioritari. Abbiamo già avviato quello che è l'iter, sia con l'affidamento dell'incarico tecnico per la progettazione, ma andremo attraverso questo finanziamento di 90.000 euro ad efficientare alcuni aspetti legati per esempio all'impermeabilizzazione delle tribune, a una revisione, a un monitoraggio dell'impiantistica idraulica nonché del sistema di riscaldamento e dunque della caldaia. Poi sostituiremo le attuali porte con nuove porte all'avanguardia in linea con i criteri federali, ma oltre a questo andremo anche a revisionare anche aspetti legati ai servizi igienici presenti nelle curve. Ecco, dei lavori che servivano al nostro stadio e che ancora una volta riusciamo a concretizzare in tempi stretti proprio perché vogliamo, e lo stiamo facendo sin dal nostro insediamento, riqualificare l'impiantistica sportiva cittadina sia da un punto di vista strutturale che gestionale. In questo caso lo stadio Angelini, che rappresenta il principale impianto sportivo cittadino, comunque tra i due principali impianti sportivi della nostra città, beneficerà di questi interventi su cui stiamo lavorando con efficienza e con rapidità anche insieme al collega Rispoli, e come assessorato allo sport puntiamo davvero a partire al più presto. Abbiamo già espletato quello che è l'aspetto dell'incarico tecnico per la progettazione, procederemo in tempi stretti con i lavori. Siamo in costante contatto con la società, con il Chieti Calcio, con cui ci vedremo a giorni proprio per elaborare ulteriori aspetti tecnici proprio nell'eventualità e nell'auspicio ovviamente di una promozione in Serie C della nostra squadra cittadina. Colgo anche l'occasione, cogliamo l'occasione come amministrazione per fare i complimenti all'attuale compagine societaria del Patron Serra, che ha da poco rilevato la totalità delle quote societarie.
Ora lo sport, calcio, la gara contro il Potenza ha riconsegnato un Pescara bello e vincente anche grazie ai nuovi innesti. Ora serve trovare continuità di rendimento per consolidare il terzo posto e guardare con fiducia ai playoff. Domenica ad Andria, Brosco e Lescano proveranno a riprendersi una maglia da titolare. Vediamo tutto nel servizio. Negli occhi dei tifosi del Pescara c'è ancora la prova scintillante di domenica scorsa contro il Potenza. Da tempo non si rivedeva una squadra brillante e spensierata, capace di fare gioco e creare tanto, anche a costo di concedere qualcosa nelle retrovie, ma dando costantemente la sensazione di essere pericolosi. Alla netta vittoria dei biancazzurri ha anche contribuito alla fase di difficoltà della squadra lucana, ma è indubbio che la partita di domenica scorsa ha rappresentato un qualcosa di diverso rispetto all'ultimo periodo, anche rispetto alla partita vinta con la Viterbese. Lì il Pescara affrontava una squadra in difficoltà, ma è stata battuta solo al 90° e senza rubare l'occhio. La scelta di Colombo di puntare sulla freschezza di diversi elementi ha pagato, non solo i nuovi Raffià e Merola, qualità e talento da categoria superiore, ma anche il rilancio di giocatori poco impiegati negli ultimi tempi. A Delle Monache non era bastato a risolvere la partita con la Viterbese ed è partito dalla panchina contro Foggia e Monterosi, mentre il vice lescano Vergani a gennaio è diventato il vice Tup e due giorni fa ha ritrovato una titolarità che gli mancava dal 18 dicembre contro il Picerno. Il 4-2-3-1 consente poi a Colombo di sfruttare l'abbondanza di risorse offensive. Lescano, Cuppone, Colai e Desogus sono andati in panchina. In pratica il tridente titolare è il primo cambio del primo scorcio di stagione. Un patrimonio che l'allenatore avrà il compito di massimizzare e in tal senso si spiegano le parole pronunciate al replay dal DS dell'Icarri quando ha dichiarato che, dopo il lungo periodo no, si aspetta un salto di qualità sia dai giocatori ma anche dall'allenatore, il quale anche egli, a detta dello stesso De Licarri, ha fatto errori di valutazione negli ultimi due mesi. La partita col Potenza ha bisogno di una serie di conferme. Se l'obiettivo di classifica è blindare il terzo posto, l'optimum sarebbe tornare a essere la migliore terza tra i tre gironi. Oggi c'è l'Entella a 52, il Pescara a 46. Dall'altro sarà sfruttare i prossimi due mesi abbondanti per preparare la squadra ai playoff, portandola nelle migliori condizioni psicofisiche. Domenica Pescara atteso dalla trasferta sul campo della Fidelisandria, ultima della classe, e da quattro giornate affidata alle cure di Bruno Trocini, che per ora ha collezionato appena due pareggi interni per 0-0 e due sconfitte esterne a Picerno e Catanzaro. Trocini è il terzo tecnico stagionale dopo Mirko Cudini, che è stato in panchina per le prime 11 giornate, e Dudu Dio nelle successive 11. Nella ricerca della continuità di espressione, Colombo dovrebbe ridare spazio allo stesso assetto e quasi lo stesso 11, forse col solo Brosco al posto di uno tra Boben e Ingrosso, e con Lescano che dopo il ritorno al gol punta a riprendersi una maglia da titolare. Ancora calcio, ma scendiamo in Serie D, dove oggi pomeriggio si è disputato il recupero della 20ª giornata di campionato tra Vastese e Porto d'Ascoli. Vediamo com'è andata nel servizio di Jacopo Forcella. Serviva una vittoria, è arrivato solo un pareggio, e alla Vastese è andata anche bene che il Porto d'Ascoli nella ripresa abbia peccato di precisione, altrimenti sarebbero stati guai seri. Finisce 0-0 il recupero nel freddo dell'Aragona, con i padroni di casa che giocano solo il primo tempo, ed è un risultato questo che costa la panchina ad Alessandro Lucarelli, esonerato un paio d'ore dopo la fine del match. Senza lo squalificato Di Nardo, il tecnico affida a Chiere Mateng le chiavi dell'attacco, con Maiorano in cabina di regia e Busetto e De Cerchio esterni offensivi. Ed è proprio Chiere Mateng il primo a farsi vedere dalle parti di testa in avvio. La girata aerea su invito di Montebugnoli va fuori non di molto. I padroni di casa provano a fare la partita, ma di spazi ce ne sono pochi. Porto d'Ascoli che attende il momento di ripartire e colpire, come prova a fare Battista col destro da buona posizione respinto da D'Angelo. Ma è della Vastese, minuto 24, l'occasione più nitida. Nacci pennella da destra, De Cerchio arriva all'appuntamento, colpisce non in maniera pulita e testa è sensazionale a concedere solo il corner ai biancorossi. Marchigiani attivi prevalentemente sul settore di sinistra, ancora Battista, stavolta chiama del giudice alla risposta in tuffo. Brividi ad inizio ripresa, Vastese svagate, allora il servizio di buona voglia libera il sinistro di Spagna, fuori non di molto. Al 55esimo ancora l'attaccante ospite sugli scudi, tunnel su Altobelli, e allora tocca a del giudice rimediare in uscita bassa respingendo la stoccata. Lucarelli corre ai ripari con un cambio triplo
Orchi, Frangella e San Domenico per Maiorano, Braccaglia e De Cerchio, ma è sempre Porto d'Ascoli con Battista. Stavolta a metterci una pezza e anche qualcosa in più è Montebugnoli in spaccata per anticipare sempre Spagna. Palloni di casa totalmente fuori dalla partita, Rossi col sinistro deviato da Orchi sfiora la beffa, dal corner di Buonavoglia e Rovinelli a mancare, lo specchio di poco, il momento di intorpidimento biancorosso non passa, Ciampelli getta dentro Napolano prima e Verdesi poi ed è un corner del numero 10 a liberare dopo la sponda di Rossi la girata, Mancina fuori di Sensi, piove sul bagnato per Lavastese perché la gara di San Domenico dura 25 minuti al 39esimo della ripresa, infatti una parola di troppo rivolta a Viapiana di Catanzaro costa all'attaccante un rosso diretto e un finale in apnea per i suoi compagni di squadra. Fortuna per i biancorossi che non succeda più nulla, una prova in colore sottolineata a fine gara dalla contestazione della Davalos, l'esonero del tecnico nel tardo pomeriggio, ora il nuovo allenatore, il terzo in stagione e alle porte il match delicatissimo contro il Termoli. Parliamo adesso del Città di Teramo che con la vittoria sull'Elicese ha ampliato il vantaggio in classifica sulla Turris Valpescara. Il centrocampista Farindolini in gol domenica scorsa volge però l'attenzione ai prossimi impegni a partire da quello contro la Rosetana, squadra che nell'ultimo turno ha seccamente sconfitto la seconda forza del campionato. Ania Cantagalli. Sei tornato titolare, sei tornato al gol, tra l'altro in un campo che conosci anche molto bene. Sì, sono molto contento. Qui questo campo ci ho giocato per tanti anni, oggi ci voleva proprio un gol, sono contento anche di essere ripartito dall'inizio, ma la cosa più importante come sempre è che la squadra vinca. Non è stata una gara semplice, l'Elicese si è confermata, una formazione ostica nonostante la classifica. Sì, sono d'accordo, infatti loro erano ben organizzati, ci chiudevano bene gli spazi, ma no, noi siamo stati bravi ad avere pazienza. E poi l'abbiamo sbloccata su un calcio piazzato con un gran gol di Palumbo, poi abbiamo continuato a imporre il nostro gioco, alla fine è arrivato anche il raddoppio, ma la vittoria credo sia meritata. Il vantaggio di 6 punti ora sulla Turris Valpescara che cosa vuol dire per voi? Ma sinceramente cambierà poco perché noi è da settembre che ci alleniamo bene, pensiamo partita dopo partita, lavoriamo con grande intensità e penso che continueremo con questo cammino vivendo partita dopo partita. Nessuna sfida è semplice, lo dimostra appunto anche il successo della Rosetana sulla Turris, Rosetana che sarà prossimo avversario del Città di Teramo. Sì, perché poi il girone di ritorno le partite si fanno più pesanti, tutti vogliono fare punti, anche magari un punto e bisogna sudarsela e conquistarla proprio con il massimo impegno. La Rosetana sarà un avversario difficile, lo è stato anche all'andata, però noi in casa vogliamo spingere forte e continuare così. Dedica particolare? Ma no, diciamo la dedichiamo a questi splendidi tifosi che ci seguono sia in casa che in trasferta, che si meritano di superare queste categorie e andare anche oltre. Questa era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 è alle 23, alle 21 invece c'è Offside, il nostro consueto approfondimento sul campionato di calcio di Serie D condotto da Stefano Recanati. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.